Buone novità per il Tribunale di Bassano, anche se ancora nulla è ufficiale, è praticamente sicuro che il Palazzo di Giustizia di Via Marinali resterà, come ci ha dichiarato oggi in anteprima il senatore del PDL Pierantonio Zanettin. Discrezioni che però non sono molto attendibili, che arrivano direttamente dal gabinetto del ministro, i quali mi dicono che nel decreto correttivo che in queste ore, minuti, alla firma del ministro, si parla del ripristino del Tribunale di Bassano come sezione distaccata del Tribunale di Vicenza, che considerate le condizioni è una soluzione, credo, che possa essere soddisfacente. Bassano diventerà dunque sede staccata di Vicenza, cui è stato accorpato, ma almeno verrà garantito il corso della giustizia in un territorio in cui le cose hanno sempre ben funzionato. Altrimenti, se fosse stata mantenuta la concentrazione nel capoluogo iberico, sarebbe stato un dramma e un'ulteriore spesa di denaro pubblico. Anche perché se si chiudevano i tribunali per un discorso di risparmio di spending review, sapere di abbandonare una cattedrale da 12 milioni di euro non aveva Non senso. aveva senso e in più andare a spenderne altri per acquisire spazi ulteriori a Vicenza. Quindi è chiaro che in una logica di buona amministrazione e di un'amministrazione secondo le regole del buon padre di famiglia non aveva senso.